Noi Singoli in Cucina presenta podcast Sopravvivere ai fornelli. In questo appuntamento Air Fryer Rotisserie. Benvenuti nel podcast di Noi Singoli in Cucina. Io sono Federico Grilli e in questo appuntamento parleremo di Air Fryer Rotisserie, la cottura multipla. Con l'air fryer rotisserie possiamo cucinare con pochissimi grassi in modo semplice e veloce. Le sue capacità sono incredibili e migliori di quella tradizionale. Vi spiego perché. L'air fryer rotisserie è la naturale evoluzione della più conosciuta friggitrice ad aria. Sempre più popolari anche in Italia, queste nuove macchine stanno piacendo soprattutto per il facile sistema di cottura che non utilizza nessun tipo di grasso. In un momento in cui siamo tutti più attenti allo stile di vita sano e al cibo più sano, poter non rinunciare al fritto, beh, è una vera conquista. Questo sistema non usa olio per cuocere e regala un effetto fritto molto simile, ma non proprio uguale, a quello tradizionale. Con un air fryer rotisserie possiamo preparare più cibi contemporaneamente, a differenza della normale air fryer, e abbiamo anche la possibilità di cuocere un pollo intero di oltre un chilo con il girarrosto. Questa funzione lascia ben idratata le carni, con una crosticina deliziosa perché la cottura avviene senza usare nessun tipo di grasso. Esteticamente è molto simile al forno di casa, ci permette di controllare le cotture dal vetro dello sportello e ha delle funzioni preimpostate che rendono tutto molto più facile, offrendo una serie di vantaggi che il forno tradizionale non ha. Se hai sempre pensato di comprare l'air fryer ma ancora non l'hai fatto, con questo podcast potrai conoscere quello che veramente devi sapere e che i commessi dei negozi non possono dirti. Per scegliere il modello più adatto a noi è necessario comprendere le esigenze e il tipo di utilizzo che ne faremo. Si deve adattare al nostro stile di vita e al numero di persone che compongono la famiglia, sorprendendoci con nuove funzionalità che migliorano la vita in cucina. In base alle mie esperienze di utilizzo, comprese anche quelle con il modello tradizionale, sono in grado di guidarvi alla scoperta di questo elettrodomestico. Capacità. La capacità è il primo elemento da considerare. Mentre per l'air fryer classica esistono diverse grandezze, dalla mini alla XXL, per la nuova arrivata esiste un modello unico intorno ai 12 litri. Questa macchina ha una presenza fisica non indifferente e occupa il banco di lavoro nella nostra cucina. Il suo aspetto è quello di un cubo, con una misura di circa 37 cm per lato, mentre il suo peso varia fra i 6 e i 9 kg. Prima di acquistarla, dobbiamo calcolare lo spazio che andrà ad occupare sul nostro piano di lavoro, oppure nel nostro armadietto. Potenza. La potenza è un aspetto da considerare fra le prime cose. In genere questi modelli ne sono più dotati perché hanno la funzione girarrosto. Solitamente troviamo potenze che vanno dai 1600 ai 1800 watt, con alcuni modelli che arrivano fino a 2000 watt. Quelli con più potenza hanno il vantaggio di cucinare il cibo con più rapidità, ma non è sempre detto. Programmi. I preset o impostazioni programmate sono molto utili soprattutto per chi in cucina non ci mette mai piede. Basta scegliere la ricetta e avviare la cottura, penserà tutto l'air fryer rotisserie, impostando la temperatura e il tempo, spegnendo la macchina a fine cottura. Queste funzioni sono fantastiche perché ti permettono di fare tutto nei tempi corretti. Molti modelli permettono anche di modificare le impostazioni programmate agendo singolarmente sui tasti della temperatura o del tempo. Tutte le macchine offrono un pannello digitale con i controlli ben visibili e la possibilità di selezionare il tipo di cottura o di alimento e avviare il programma. Tutte le icone che raffigurano i cibi sono ben visibili e di facile comprensione, adatta anche a chi non ha mai cucinato. Temperature. Le temperature sono molto importanti poiché determinano il risultato delle nostre preparazioni. Avere un'ampia scelta ci garantisce di poter usare la macchina per qualsiasi ricetta. A seconda dei modelli e delle marche, le temperature vanno dagli 80 gradi fino ai 200 gradi. In molti casi possono arrivare anche ai 230 gradi, oppure possono partire dai 30 gradi se è presente il programma per essiccare frutta e verdura. Se vogliamo cuocere la pizza è meglio considerare una temperatura più alta. Consigli. Ci sono molti aspetti da valutare prima di effettuare l'acquisto e la varietà dei programmi è uno di questi. A parità di prezzo e di caratteristiche generali comuni a molte, alcune hanno meno funzioni e altre ne hanno in più. Si differenziano anche per gli accessori inclusi. Alcune hanno il cuocispiedino girevole, altre la teglia a cassetto per cuocere le patatine.
Consiglio di scegliere le macchine che hanno la guida per inserire facilmente il pollo allo spiedo o il cestello rotante. Una volta aperto lo sportello troviamo due guide ai lati dove appoggiare lo spiedo e spingerlo facilmente fino al centro della macchina per agganciarsi e permettere poi la cottura. Per esperienza confermo la scomodità di non avere questa guida, non è affatto facile inserire lo spiedo, tantomeno le operazioni di sgancio quando la macchina è ancora calda. Fermo restando che tutte hanno la possibilità di impostare manualmente sia il tempo che la temperatura, i programmi facilitano di molto le operazioni di cottura. Solitamente quelle non presenti in tutte le macchine sono la funzione essiccatore, la funzione scongelamento e la cottura dei cibi surgelati. Verifichiamo direttamente dal libretto di istruzioni allegate. Non tutte le cotture promesse riescono perfettamente, in particolare i dolci. Il sistema è un forno ad aria e non ha la possibilità di funzionare senza. Questo significa che tutte le cotture da eseguire in maniera statica, quindi senza ventilazione, non si possono fare. Facciamo attenzione alle temperature che usiamo perché in questo caso vale la differenza fra il forno statico e quello ventilato. In ogni caso, dopo qualche prova, sarà più facile prendere confidenza e saper scegliere quella migliore per la nostra ricetta. Pulizia. Il forno in generale è uno degli elettrodomestici più facili da pulire. Se scegliamo i rivestimenti interni antiaderenti, sarà ancora più facile. Tutti gli accessori sono smontabili con semplicità e facili da lavare, sia a mano che in lavastoviglie. Bisogna fare attenzione a quelli che non sono ottimi dal punto di vista dei materiali, quindi meglio non lavarli in lavastoviglie. Per la pulizia interna possiamo agire a macchina fredda come facciamo per il forno di casa, mentre per l'esterno basta un panno in microfibra umido. Alcuni modelli hanno la possibilità di sganciare la porta d'ingresso per una migliore pulizia. Costo. Confrontare i modelli diventa fondamentale per trovare quello migliore per le nostre esigenze, al prezzo più vantaggioso. Dopo aver ascoltato tutte le caratteristiche sin qui elencate, sarà più facile valutare l'acquisto. Ricordiamoci di valutare bene le nostre esigenze. Eviteremo così di spendere più soldi per accessori o funzioni che non ci serviranno. Concludiamo qui il nostro podcast. In questo appuntamento abbiamo parlato della nuova Air Fryer Rotisserie, la cottura multipla. Potete trovare altri consigli utili sul sito www.noisingolincucina.it. Io sono Federico Grilli e vi do appuntamento al prossimo podcast. Vi consiglio di tenere sotto controllo la pagina di Noi Singoli in Cucina per ascoltare i nuovi podcast che verranno caricati. Noi Singoli in Cucina ha presentato Podcast Sopravvivere ai fornelli. Iscriviti al canale per ascoltare altri podcast. Visita il sito www.noisingolincucina.it.